Un progetto importante, già dal titolo, Energiochiamo, voluto dall'amministrazione nell'ambito della promozione di progetti che portiamo per valorizzare l'ambiente. E nello specifico abbiamo voluto lanciare un messaggio che riguarda sia l'energia rinnovabile che la raccolta differenziata. Mi soffermo su questo punto per un appello ai miei cittadini che, pur avendo già raggiunto una ragguardevole percentuale di circa il 45%, l'obiettivo dell'amministrazione è il 65% di differenziata. È possibile, ma questo soltanto se tutti i cittadini capiscono l'importanza della differenziata. Raggiungere questo obiettivo non significa raggiungere un obiettivo dell'amministrazione, ma un obiettivo di tutta la popolazione. Ripetendo ancora una volta che se riusciamo nel raggiungere questa percentuale del 65%, certamente la cittadina di Balestrate avrà raggiunto loro un obiettivo, che è quello di migliorare l'ambiente, ma soprattutto di ridurre la tassa della Tari. E questo è possibile se tutti i cittadini lo vogliamo. Certo, in questo momento si assiste ancora oggi a cittadini che non vogliono capire. Ora io voglio lanciare un appello: non fare la differenziata oppure uscire i rifiuti fuori al di là dell'orario delle giornate o in maniera diversa, se c'è la peste non bisogna uscire il vetro per esempio, non è la disobbedienza all'ordinanza del sindaco, è un segno di inciviltà. Insieme si può crescere, ma insieme bisogna remare, quindi bisogna insieme voler raggiungere un obiettivo importante. Spero che tutta la cittadinanza abbia oggi capito il messaggio. Perché infatti abbiamo voluto coinvolgere le scuole? Affinché i bambini già capiscano il senso importante del rispetto dell'ambiente e quindi anche della differenziata, portando loro in famiglia, ai loro papà, ai loro mamme, di invogliare sempre di più a operare nella differenziata e quindi il giorno della plastica, uscire solo la plastica, eccetera. I bambini questo hanno capito, anche perché i bambini è facile e capire le cose, come è facile poi rilanciarle. E allora ringrazio tutti i cittadini che hanno capito il senso di questa giornata, ringrazio tutto il corpo insegnante, la dirigente scolastica dottoressa Anna Maria Lopiccolo, il mio ingegnere Martino, dirigente del settore ambiente, che hanno capito il senso di questa giornata che continua oggi pomeriggio con l'esposizione in questa piazza all'interno dei gazebi, dei lavori fatti dalle scuole, sia dalle primarie, dalle scuole materne, che dalle elementari, che dalle scuole medie. Sarà una giornata dedicata all'energia, io aggiungo una giornata dedicata all'ambiente e quindi nel rispetto all'ambiente, a operare sempre di più nella raccolta differenziata. È un'iniziativa che nasce in seguito a un finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Ambiente per la ristrutturazione di due scuole, la scuola elementare Aldo Moro e la scuola materna Salvatore Aldisio. Un progetto di efficientamento energetico, fatto in seguito ai lavori realizzati, sono stati effettuati degli interventi di efficientamento energetico che hanno permesso che permetteranno un maggiore comfort dei due istituti scolastici. Questi interventi consistono nel rifacimento dell'impianto di riscaldamento, nel rifacimento di tutto il prospetto con l'intonaco a cappotto e poi anche la coibentazione dei tetti. Sono stati sostituiti tutti gli infissi con delle finestre a maggiore tenuta dal punto di vista termico. Sempre insieme a questo finanziamento avevamo l'obbligo di pubblicizzare i risultati ottenuti. Abbiamo pensato di pubblicizzare i risultati ottenuti dedicando queste giornate formative direttamente ai bambini, agli utenti delle scuole, spiegando cosa significa l'energia le fonti di energia rinnovabili e in più facendo un richiamo alla raccolta differenziata che da circa un mese è partita nel nostro territorio.